Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la deputata Grazia Di Maggio, ne ha facoltà. Prego, onorevole Di Maggio. Grazie Presidente. Colleghi, vi pregherei di uscire in silenzio, se dovete uscire, naturalmente. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il 20 e 21 maggio prossimi a Milano ci sarà Wish for Baby, una fiera della maternità in provetta e delle tecniche di procreazione assistita. L'evento era già stato in calendario con un diverso titolo nel maggio del 2022, sempre a Milano, ma era stato rinviato dagli organizzatori stessi in conseguenza di una forte mobilitazione contraria da parte di un fronte composito, da parte delle militanti femministe, da parte delle attiviste pro-life e anche grazie all'intervento del centrodestra e di Fratelli d'Italia con delle interrogazioni presentate dalla collega Paola Frassinetti, dalla collega Daniela Santanchè, dalla collega Isabella Rauti, oltre alle dichiarazioni del nostro leader Giorgia Meloni. Anche qualche esponente della sinistra milanese e della sinistra nazionale aveva manifestato allarme, aveva manifestato preoccupazione. Questo perché l'attenzione sull'evento è cresciuta dopo che la manifestazione gemella Désir d'Enfant, tenuta a Parigi nel settembre del 2021, si era rivelata una vera e propria fiera dell'utero in affitto. Si era rivelata questo con un avvocato francese che affermava ai presenti, affermava al pubblico che questa pratica è illegale in Francia, ma non è un delitto se ci si reca all'estero. Il Salone parigino, accanto a delle pratiche ammesse, proponeva anche la gestazione per altri, vietata oltralpe, così come in Italia. In Italia, infatti, anche solo promuovere la maternità surrogata è vietato dalla legge 40 del 2004 e questo è stato probabilmente decisivo nella scelta di annullare la kermesse del 2022 e rinviarla a tempi migliori. Ecco, io intervengo qui oggi per ricordare a tutti che non ci sono e non ci saranno mai tempi migliori per la propaganda vietata di una pratica vietata che sovverte la distinzione tra le cose e le persone, tra la procreazione e la produzione e che rende in questo modo dei bambini semplicemente degli strumenti e allo stesso tempo le donne e il loro corpo in una infrastruttura per confezionarla. Deputata deve concludere. Dunque, non importa se gli organizzatori hanno utilizzato questo anno in più per mascherare il loro messaggio e il loro intento, io auspico che Milano, così come tutte le altre città d'Italia, si facciano trovare ancora una volta pronte contro questa pratica abominevole e contro chi suggerisce in modo smaccato o allusivo l'elusione delle nostre leggi. Grazie. Grazie, onorevole.